Prosegue la staffetta benefica per sostenere la ricerca contro le malattie genetiche. Un maxi assegno e altrettanta generosità per Telethon è stata quella dimostrata dal Lions Club Caltanissetta Città dei Castelli, presieduto da Fabiola Safonte, che ha consegnato a Paolo Lapaglia del coordinamento Telethon di Caltanissetta il ricavato della raccolta fondi, più di 3.300 euro. Un'iniziativa corale per il club che ha visto coinvolti numerosi comuni della provincia attraverso la realizzazione di mostre d'arte e serate di beneficenza, volte a sensibilizzare i cittadini alla donazione. La stessa raccolta fondi Telethon è stata comunque un'attività molto diversificata in quanto ha coinvolto sì i comuni, le amministrazioni comunali e le pro loco per l'allestimento dei banchetti, oltre che i centri commerciali, ma abbiamo anche avuto una inaugurato e tenuto fissa per 3 giorni una mostra d'arte, grazie anche alla collaborazione di due importanti pittrici, Patrizia Di Cataldo e Lidia Falzone, che hanno donato al club 2 quadri che poi sono stati battuti all'asta, ed è grazie al contributo di tutti questi fattori che comunque si è riusciti a raggiungere questo risultato importante. Un importante passo in avanti per aiutare chi non si arrende davanti alla ricerca, ha commentato Paolo Lapaglia del coordinamento Telethon di Caltanissetta, visibilmente soddisfatto ed emozionato per la solidarietà dimostrata dal Club Service Nisseno. Telethon in questi ultimi 20 anni ha spostato molto in avanti l'ambizione dalla cura precoce anche dalla diagnosi precoce alla cura e per alcune immunodeficienze congenite, già questo è stato fatto. Non sono stati fatti solo i banchetti, ma Telethon ha coinvolto tante altre persone, quindi io non posso fare altro che essere proprio contento di questo momento e di essere riuscito a far sì che Telethon quest'anno per la provincia di Caltanissetta riuscirà ad avere, nei 5 anni che io sono qui, il ricavato più alto dal 2010 a questa parte.